Apple rilascia il nuovo iOS 17.5 per tutti gli iPhone ed iPad compatibili. Andiamo come al solito a scoprire cosa c'è di nuovo che hanno messo qui dentro. Prima di iniziare, scarica iAppZane, ovvero l'app più scaricata d'Italia per seguire le Apple News sul tuo iPhone e non solo, ma anche sconti, sfondi e assistenza. Scaricala qui sotto in descrizione oppure su App Store. E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Mirko Zane. Benvenuti in questo nuovo video dove andremo a parlare di tutte le novità del nuovo iOS 17.5 che è stato presentato proprio oggi da Apple. Ma andiamo per ordine. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo che prima di eseguire un'installazione nuova di un aggiornamento grande come una 17.5 bisogna rimuovere eventuali errori sui vostri iPhone. Vi lascio qui sotto in descrizione nel primo commento su YouTube, ragazzi, il link per poter visionare la guida e ovviamente risolvere i problemi su iPhone, soprattutto se non avete mai rimosso gli errori software sul vostro iPhone o sul vostro iPad. Ah, dimenticavo, ragazzi, questo aggiornamento è consigliatissimo come ogni aggiornamento, perché vi ricordo che quando il produttore fa uscire un nuovo aggiornamento, in questo caso di novità eccetera eccetera, ma in questo caso anche di correzioni, servono immancabilmente per i vostri dispositivi, quindi aggiornate, ragazzi, non è una questione di novità, è una questione di sicurezza e privacy della vostra persona, dei vostri dati, mi raccomando. Ma andiamo a parlare adesso subito delle novità ed iniziamo con la novità numero 1. Apple abilita il download esterno di app al di fuori di App Store. La 17.4 aveva abilitato il download esterno di App Store esterni, adesso invece sarà possibile scaricare applicazioni esterne al di fuori di App Store direttamente da Safari o da Google Chrome. Vorrei precisare, ragazzi, che non è possibile scaricare app a caso, cioè non è possibile prendere il file ad esempio formato .ipa, che è il formato di iPhone, e installare a caso applicazioni così. Stessa cosa vale per gli APK Android, non è possibile installare formati Android su iOS, questo lo volevo sottolineare, ma devono essere delle app comunque che hanno subito un processo di verifica sia a norma Apple sia a norma europea per poi essere distribuite all'interno dei siti ufficiali. Faccio un esempio: se domani l'Esselunga volesse fare la propria applicazione e la mettesse sul suo sito web ufficiale, sicuramente ovviamente sarà verificata eccetera eccetera e potrete scaricarla in modo sicuro. Non ci sarà possibilità di installare app esterne non sicure, verificate e controllate. Questo volevo sottolinearlo bene bene bene. E già mi immagino i commenti: Mirko, Spotify craccato, Mirko quello, Mirko no, ragazzi, non è possibile fare tutto ciò, e per fortuna, perché sarebbe rubare. Poi, altra novità, all'interno delle impostazioni Apple aggiunge delle nuove info che state vedendo in questo momento sotto ciascuna applicazione scaricata, che indicano ovviamente da dove è stata installata, da dove è stata scaricata, con quale versione è stata scaricata, l'attuale, lo sviluppatore che ha creato l'applicazione, l'origine totale, insomma, dell'applicazione, ecco. Altra novità, Apple aggiunge la nuova funzione di stato riparazione. Questa funzione è stata veramente molto richiesta dagli utenti Apple negli anni e non capisco perché Apple non ci abbia accontentato molto prima. Allora, questa funzione permette di inviare il vostro dispositivo, in questo caso un iPhone, in riparazione da Apple se non avete un Apple Store nelle vicinanze. Una volta spedito, Apple vi chiede, prima di spedire il prodotto, di disabilitare l'applicazione dov'è, quindi la funzione trova il mio iPhone, che è una cosa assurda, ragazzi, perché è un sistema di sicurezza creato per noi, per la nostra tutela, perché dovrei disattivarlo? E questa funzione infatti fa rimanere abilitato trova il mio iPhone, quindi l'app dov'è funzionerà anche se il nostro iPhone è in riparazione. Vedremo il suo percorso nel mondo, cioè vedremo effettivamente quando, dove, come si sta spostando in qualunque momento. E ripeto, perché cacchio non l'hanno fatto prima sta roba? Riparano iPhone da 20 anni, cavolo, la puoi fare prima, no? Altra novità, Apple aggiunge una nuova funzione su FaceTime che, come ho detto qualche settimana fa, speriamo si espanda anche per le chiamate normali con iOS 18, ma si parla di un filtro anti-spam. Attualmente è disponibile solo su FaceTime quando si eseguono chiamate
chiamate di gruppo e eventuali spammer vengono identificati e quindi sezione spam del nostro iPhone e via, non li vedremo più neanche in presenza all'interno di un gruppo, cioè se noi siamo all'interno di un gruppo, quella persona che è segnata come spam, qualora fosse realmente spam, non verrà segnalata. Altra novità, Apple modifica il colore del widget podcast, che è disponibile anche in Italia, che ora corrisponde nuovamente al colore dello stesso podcast che attualmente è in riproduzione. Altra novità, Apple aggiunge una nuova sezione all'interno delle impostazioni che arricchisce e modifica e cambia anche il suo nome, ovvero accesso con chiavi di accesso per i browser web. Altra novità, Apple aggiunge un nuovo filtro anti-stalking. Voi sapete benissimo che AirTag è utilizzato purtroppo nel mondo anche da persone che vogliono stalkerare altre persone. Infilano AirTag, che ne so, nei vostri jeans, nella borsa, eccetera, eccetera, in macchina e la gente sa dove siete. Apple ha collaborato insieme a Google per creare un nuovo sistema anti-stalking che è già disponibile in tutto il mondo e questo aggiornamento lo abilita per tutti. Questo sistema praticamente permette ad iPhone di riconoscere non solo gli AirTag nelle vicinanze, ma anche AirPods, anche altri tracker di altre marche, in modo tale da avere un avviso fisico sul vostro dispositivo qualora questo prodotto fosse troppo vicino a noi per troppo tempo. Cioè se qualcuno dovesse metterci in tasca un AirTag, un tracker, degli AirPods per tracciarci, dopo un po' di tempo il nostro iPhone segnalerà che c'è qualcosa che non va, c'è un dispositivo nelle nostre vicinanze. Magari ci tocchiamo e dico, oh guarda, mi hanno messo un AirTag e riesco a beccare che sono stalkerato. Ecco, questa cosa, ripeto, è abilitata da oggi, dall'uscita ufficiale di iOS 17.5 ed è disponibile sia per iOS sia per Android. E poi ragazzi, ci sono delle piccolezze, ovvero un cambio di font, di titolo, di icone all'interno delle applicazioni come l'app Libri, eccetera, eccetera, ma ci sono anche tantissime risoluzioni di problemi. Apple non dà nello specifico tutta la lista del changelog delle risoluzioni problemi, ma sappiamo benissimo che la precedente versione aveva dei problemi di surriscaldamento, dei problemucci qui e là, quindi Apple dovrebbe aver risolto praticamente tutto, anche perché all'interno del changelog c'è scritto risoluzione di importanti problemi di sicurezza e privacy, quindi come sempre sappiamo che centinaia e centinaia di piccoli bug vengono risolti. Ed è ovvio ragazzi che dovete aggiornare, ve l'ho detto anche nell'intro, mi raccomando, ogni aggiornamento è fondamentale, il produttore di ogni dispositivo non fa uscire un aggiornamento se non è fondamentale, in questo caso aggiunge novità, ma allo stesso contempo risolve tante problematiche. E quindi perché non farlo? Ovviamente ragazzi, tornate qui fra qualche giorno, fra qualche ora e segnalate eventuali malfunzionamenti con le applicazioni e le funzioni di default del vostro iPhone o anche con app di terze parti, in modo tale da eventualmente segnalare ad Apple questi problemi e risolverli al più presto. Ah, dimenticavo, ovviamente oggi sono anche usciti per tutti i nuovi watchOS 10.5 e macOS 14.5 che anch'essi aggiungono diverse novità e correggono diversi problemi, quindi mi raccomando, aggiornate Apple Watch, Mac, iPhone, iPad oggi. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per applezain.net e ciao. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad applezain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.